Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Allora ragazzi, inizio col dirvi che mi dispiace in caso sentiate la mia voce un po' diversa, ma sono influenzata, ho la tosse, ho mal di gola, mi brucia un sacco la gola, quindi perdonatemi in caso sentiate la mia voce un po' più bassa, magari no, magari tutto a posto, però io vi avviso. Nonostante sia un pochino influenzata, comunque questo non mi impedisce di girare un video per voi. Quindi, oggi ragazzi e ragazzi sono qui per parlarvi di una fuori di melone della nostra ridente penisola, che in realtà però non penso conosciate in molti. Ho trovato questo caso interessante non solo perché è un caso di cronaca italiano, ma anche perché a colpire è una donna ossessiva, con parecchie problematiche che andremo a trattare proprio in questo video. Oggi parliamo di Daniela Cecchin, una donna che si è macchiata di un terribile crimine a causa dell'invidia. Ma non solo. Limitare la natura di questa donna a questa semplice frase assolutamente non basta. Come al solito è necessario guardare a fondo, osservare a fondo. E quindi facciamo un passettino indietro. Chi è Daniela Cecchin? Daniela Cecchin nasce a Montebello Vicentino il 17 novembre del 1956 ed è l'ultima di tre figli. La famiglia di Daniela non è affatto come le classiche famiglie che potremmo trovare dietro alcuni fuori di melone seriali. Spesso parliamo di famiglie disfunzionali, con genitori magari violenti, o che non capiscono le problematiche che affliggono i loro figli già dall'infanzia. Peraltro, non capendo queste problematiche, si finisce spesso con il genitore che punisce il proprio figlio perché, ad esempio, bagna il letto. Come se un ragazzetto di 8, 9 o 10 anni sia fiero di bagnare ancora il letto a quell'età. Come se un ragazzino di 8, 9, 10 anni possa bagnare il letto per fare un dispetto ai suoi genitori. È una cosa assurda, è inconcepibile. Questo esempio mi è venuto in mente lampante perché, se non erro, Donato Bilancia ha vissuto proprio questa situazione. E Donato Bilancia è considerato uno dei fori di melone più prolifici d'Italia. Peraltro, in caso ve lo foste perso, sappiate che ho fatto anche un video su Donato Bilancia. In ogni caso, torniamo a Daniela. Daniela nasce in una famiglia veneta, borghese e benestante. La famiglia Cecchin, dopo un breve trasferimento a Verona, si stabilisce a Firenze. Dopo un'infanzia che possiamo tranquillamente definire serena, Daniela si iscrive al liceo classico Michelangelo. Sono gli anni 70 e Daniela, a differenza dei suoi compagni, studia le sacre scritture. Va messa ogni domenica e prega con fervore ogni giorno. È per questo motivo che Daniela viene schernita dai suoi compagni di classe, la considerano un po' troppo religiosa. È in quegli anni che, dice Daniela, la sua vita è cambiata. A scuola Daniela ha un buon rendimento, ma con gli anni che passano inizia a diventare sempre più solitaria ed introversa. Guardandosi alle spalle, gli anni di liceo li ricorda come i più difficili della sua vita. La ragazza si sente letteralmente perseguitata dai suoi compagni di classe. Inizia a soffrire di disturbi alimentari, in quanto non si alimenta mai in modo corretto, o mangia troppo poco o mangia troppo. Daniela sente di non avere il controllo su niente, tutto ciò che è attorno a lei sfugge al suo controllo. E quindi sente il bisogno, quantomeno, di controllare il suo corpo. Però attraversa anche molti momenti depressivi che la portano a mangiare tantissimo. Daniela conclude dicendo: se avessi cambiato scuola, probabilmente mi sarei salvata la vita. Il punto è che Daniela non cambia scuola, la conclude, e finito il liceo si iscrive all'università, scegliendo un percorso di laurea in chimica farmaceutica. Anche qui però c'è un problema. Daniela frequenta per un anno e poi, per un esame che è andata male, muore all'università. Ovviamente però lo fa senza dirlo ai suoi genitori, perché non vuole assolutamente deluderli. Daniela a questo punto inizia a isolarsi totalmente e inizia ad abusare di psicofarmaci, fino a quando non tenta di farla finita. Però si salva. Passano 2 anni e in quei 2 anni Daniela vive totalmente in solitudine in casa, esce pochissimo solo per andare a comprare delle cose da mangiare, ma praticamente si isola totalmente. Una volta terminati questi 2 anni di isolamento, Daniela decide di iscriversi ad un corso di studi per diventare infermiera, ma non viene ammessa all'esame finale. È chiaro che Daniela covi un grande disagio interiore, in quanto spesso agita i pugni e parla da sola. Sostiene di sentire ancora dentro di sé le voci dei suoi ex compagni di classe che la perseguitano. Arriva il 1978 e Daniela, per curare la sua depressione e le sue palesi difficoltà relazionali, viene indirizzata da uno specialista. Va in terapia per un paio d'anni Daniela, però non ha grandi risultati. Nonostante questo però, negli anni successivi effettivamente Daniela un pochino riesce a riprendersi. Niente di che, riesce semplicemente a stare un pochino meglio rispetto al solito. E infatti passa un bel po' di tempo, perché arriviamo al 1987, quando Daniela decide di trasferirsi a Vicenza, nella sua città natale. Qui le aspetta un lavoro,
centralinista in un'azienda di telesoccorso per anziani. Però anche qui c'è un problema, perché Daniela è davvero poco loquace, quindi viene spostata in archivio. Daniela non pensa che la causa del suo spostamento sia semplicemente per il suo carattere schivo. Incolpa immediatamente i suoi nuovi colleghi di lavoro, li considera i suoi nuovi persecutori. Daniela di conseguenza riprende a parlare da sola, perché deve rispondere alla voce dei suoi nemici. Inoltre è solita svegliarsi di notte con un incredibile impulso di telefonare. Ma telefonare a chi? Ebbene, ai suoi colleghi. Quelle che fa Daniela di notte sono chiamate anonime per i suoi colleghi, che insulta e tormenta in continuazione, anche se era a conoscenza del fatto che sarebbe stata scoperta. E qui effettivamente ci troviamo un semi ragionamento lucido, a mio parere, ossia faccio questa cosa sbagliata, che non si deve fare, ma che non riesco a non fare, consapevole delle conseguenze che mi aspettano. In questo caso Daniela sapeva benissimo che dopo queste telefonate a lavoro con i suoi colleghi non ci sarebbe più tornata, insomma. E infatti arriviamo al 1997, quando la procura di Vicenza inizia a ricevere delle denunce da una donna, la quale sostiene di essere perseguitata. Dice che le arrivano continue chiamate, sia di giorno che di notte. E sa anche chi potrebbe essere la donna che le fa. Una sua collega veramente strana, ossia Daniela Cecchin. Gli inquirenti quindi convocano Daniela in caserma, che praticamente vuota il sacco entro 30 secondi. Daniela Cecchin se la cava con una multa. Arriviamo al 2001, quando un uomo sporge denuncia contro Daniela Cecchin sempre per gli stessi identici motivi. L'ha conosciuta sul posto di lavoro e dopo ha iniziato ad essere perseguitato con chiamate ad ogni ora del giorno e della notte tutt'altro che gradevoli. Anche in questo caso Daniela se la cava con una multa. Però succede un'altra cosa, perché a lavoro viene accusata di alterare i cartellini delle presenze. Di conseguenza viene licenziata. Ma qualche mese più tardi viene assunta nel comune di Arzignano, nel Vicentino. E qui io mi chiedo, ma se un datore di lavoro vede Daniela Cecchin che fa cose strane, perché la prima cosa che gli viene in mente non è chiamare i suoi ex datori di lavoro per capire se c'erano stati problemi analoghi? Domanda, se assume la gente così a caso? Anche quando si dimostra problematica, non si va assolutamente a indagare su quale potrebbe essere la sua problematica? Mi sembra un po' strano, oltre che superficialotto, anche se posso capire che non si può stare dietro a tutti i dipendenti. Però una persona che parla da sola e che sbatte i pugni, insomma, qualche problema dovrebbe avercelo. Anche evidente. Infatti, anche in quest'ultimo caso sorge un problema. Poco dopo l'assunzione di Daniela, dal tavolo del sindaco iniziano a sparire dei documenti importanti. E ahimè, non ci mettono molto a capire chi sia la colpevole. Da delle telecamere nascoste vedono chiaramente Daniela Cecchin mentre fa sparire alcune carte importanti. Al sindaco dice che quelle carte non le può restituire, perché le ha bruciate e quindi deve dimettersi. Ma Daniela sta già covando vendetta. Circa un anno dopo, infatti, inizia a chiamare in modo ossessivo un tecnico del comune, per poi dar fuoco al giardino della casa dell'uomo. Un intervento tempestivo dei pompieri salva quell'uomo da una dipartita terribile, ma per la polizia quell'incendio è a opera di mano ignota, anche se Daniela Cecchin lo tempestava di chiamate proprio in quel periodo. In ogni caso, la vita per Daniela va avanti. Nel 2001, dopo quest'ultima malefatta, torna a Firenze e inizia a lavorare come impiegata del comune, all'ufficio di igiene pubblica. La donna è vista dai colleghi come un'impiegata davvero scrupolosa, è brava con il computer e ha la scrivania sempre in ordine. Ma anche in questo caso Daniela non trova alcun amico e i suoi colleghi notano in effetti la sua strana abitudine di parlare da sola. Però qualcosa è cambiato, è peggiorato. In quanto Daniela sì, parla da sola, ma parla da sola con voci diverse, quindi parla da sola e poi si risponde da sola. Nei mesi successivi la religiosità della donna sconfina letteralmente nel fanatismo, in quanto prega ossessivamente ed è vittima di momenti di delirio in cui sostiene letteralmente di parlare con Dio, utilizzando per l'appunto una seconda voce per rispondersi da sola. Oltre ad un enorme fanatismo religioso, Daniela Cecchin vive fino al 2003 in un grande disordine emotivo. Il primo sintomo di questo disordine si dimostra quando Daniela decide di ascoltare canti gregoriani mischiati alla musica metal. Io direi che è un po' retro dire che la musica metal faccia male a chi l'ascolta, altrimenti io sarei una pazzoide, perché ho ascoltato tantissima musica metal e musica anche hard rock nella mia vita. Ma pensando nell'ottica di Daniela, effettivamente ascoltare quei due tipi di musica per lei avrebbe potuto significare il fatto di ascoltare sia il bene che il male.
Mi spiego meglio. I canti gregoriani fanno parte della sua natura casta e religiosa, mentre invece la musica metal è all'interno di una sua parte oscura, che negli anni ha iniziato a crescere sempre di più in lei. Il punto qui è un altro, perché avviene a un certo punto un fatto alquanto preoccupante a mio parere. Daniela compra un secondo giradischi per poter far suonare contemporaneamente sia i canti gregoriani che la musica metal. Ecco, direi che questo sì, è un segno effettivamente di squilibrio. Questa però, dobbiamo ricordare, sottolineo, che è la storia di Daniela, la musica metal non fa male a nessuno. È necessario, tramite questi elementi, arrivare a capire la psiche di questa donna. Daniela, ad esempio, è solita mischiare fumetti per bambini con sacre scritture, così come i film horror tipo Psycho di Hitchcock ha dei video religiosi. Daniela non ha amici, non ne ha mai avuti in vita sua, né ha mai avuto accanto un compagno o un uomo che la notasse realmente. Daniela è decisamente troppo schiva, infatti non ha mai avuto un ragazzo nella sua vita neanche per sbaglio. Al liceo era bersagliata e quando ha iniziato l'università sono iniziati anche i primi segni di squilibrio. Infatti, se ricordate, dopo un anno e un solo esame fallito, Daniela ha abbandonato l'università per poi chiudersi in casa praticamente per 2 anni. La domanda che spesso mi sorge spontanea è questa: ma queste persone come diavolo fanno a vivere per anni come degli eremiti e a continuare a pagare le bollette, la spesa? Se non lavori, non guadagni. Se non guadagni, non puoi pagare le spese della casa, non puoi permetterti di fare la spesa e cose del genere. Onestamente, credo che chi arrivi a chiudersi in casa in questo modo possa arrivare anche a farsi staccare la corrente o l'acqua, in quanto solitamente chi si isola in questo modo lo fa a causa di problematiche davvero non indifferenti. In questo caso, Daniela, prima di isolarsi, fa largo uso di psicofarmaci, ne abusa e poi tenta di togliersi la vita. Come sei riuscita a vivere per 2 anni in casa senza l'aiuto di nessuno non è chiaro, anche se io ho pensato che, dato che la sua famiglia è benestante, Daniela avrebbe potuto tranquillamente mentire a sua madre chiedendole dei soldi per poter continuare, insomma, a fare questo tipo di vita. I genitori di Daniela erano benestanti e, tra l'altro, Daniela va dai suoi genitori. L'unica cosa che fa è andare a trovare sua madre e sua sorella. Una volta ogni tanto, ovviamente, non è che lo faccia spessissimo, non è che una volta alla settimana puntuale è da sua madre e sua sorella. Però ogni tanto si incontra con loro, fanno una cena, fanno un pranzo e ovviamente Daniela dice che va sempre tutto bene. In ogni caso, in quegli anni Daniela, nonostante sia illibata, si sottopone anche ad un intervento chirurgico al seno e anche il povero chirurgo che la opera diventa una sua vittima. Daniela inizia a chiamarlo ossessivamente, giorno e notte, a tutte le ore, fino a quando non arriva a distruggere la porta del suo studio personale. Nonostante tutte queste problematiche, Daniela rimane fuori dal carcere, libera come una farfallina, ed è in questo modo che arriva il 2003. Daniela è in giro per strada e nota un uomo che riconosce come Paolo Botteri, ossia un suo compagno di università di 25 anni prima. In Daniela immediatamente si riscatenano i ricordi di quando era ragazza. Daniela lo ricorda nel corridoio della facoltà di chimica farmaceutica e ricorda anche quando seguivano assieme le lezioni di farmacia al primo anno. Paolo Botteri, in effetti, ricorda Daniela, è l'unico che non si è preso gioco di lei. Mai. Si è sempre comportato in modo gentile e ad un certo punto le ha addirittura chiesto di uscire. Ma Daniela ha rifiutato. Ora Daniela vorrebbe recuperare, però si rende conto che è troppo tardi. Non sa neanche se Paolo la riconoscerebbe dopo tutti questi anni e quindi non ha neanche il coraggio di fermarlo per strada. Quindi Daniela inizia a inseguirlo, ma non si limita a inseguirlo per quel giorno. Lo pedina per giorni interi, lo segue fino a casa oppure fino a lavoro. E Daniela, proprio mentre lo insegue, scopre che Paolo Botteri è il proprietario di una delle principali farmacie a Firenze. E quindi Daniela si convince che Paolo sarebbe potuto essere l'uomo della sua vita. Ma invece le cose non vanno come spera, perché insieme a Paolo, Daniela nota più volte una donna, Rossana Daniello, la moglie di Paolo. Daniela inizia a provare dentro di sé davvero un odio molto profondo per quella donna. Di giorno in giorno cresce dentro di lei un furore incontenibile. Arriva a pensare che vorrebbe toglierla di mezzo. Daniela dice: il rancore che ho portato dentro di me per anni è uscito fuori, dopo 30 anni a subire, e si è focalizzato tutto su Rossana Daniello, che tra l'altro non solo non conoscevo, ma non mi aveva fatto assolutamente niente di male. Così ho iniziato a pensare: probabilmente quella donna aveva avuto una vita più tranquilla e serena accanto a quell'uomo. L'ho quindi paragonata con la mia vita. La mia è in confronto un vero e proprio deserto, popolato da ingiustizie e violenze che ho subito. In breve tempo, quindi, Rossana Daniello ha rappresentato agli occhi di Daniela Cecchin tutto ciò che c'è di positivo in una donna. Per Daniela, la femminilità in positivo
ero sana, ma la femminilità in negativo Daniela la vede in se stessa. Ed è qui che entra in azione l'aspetto patologico di Daniela, la quale non riesce assolutamente a mediare questi due aspetti, o uno o l'altro, o è bianco o è nero, o è giusto o è sbagliato, di conseguenza o si è negativi o si è positivi. E lei si vede come quella negativa, quella vinta, quella che ancora mangia sabbia, un'espressione che Daniela usa per rappresentare l'amarezza e la desolazione che allagano la sua esistenza interiore. Daniela quindi cosa fa? Inizia a pensare che Rossana le abbia letteralmente rubato la felicità, perché vedi lei una donna che è di fatto tutto quello che avrebbe voluto essere lei. E in questo caso parliamo chiaramente di invidia, che è uno dei motori più potenti dell'animo umano. L'invidia è un sentimento che si sa come inizia, ma purtroppo per alcuni soggetti non si può sapere a cosa potrebbe portare. È sicuro che può portare ad azioni distruttive, e questo caso ne è la prova lampante, a mio parere. Daniela però agli occhi di tutti continua ad essere una zelante impiegata comunale a Firenze. I suoi colleghi la descrivono come una donna esperta in informatica, riservata, ma educata e scrupolosa, fino a quando non arriva l'8 novembre del 2003. Siamo a Firenze, è l'una e mezza ed è un sabato come tanti altri. La polizia viene chiamata ad intervenire in pieno centro storico, in via della Scala, proprio vicino alla stazione di Santa Maria Novella. La polizia trova una donna senza vita nella sua abitazione, è ferita al collo. La polizia scientifica trova tracce di sangue già sul pianerottolo. Forse quella lotta è già cominciata alla porta di casa. C'è sangue su una lampada, su un portaombrelli dell'ingresso e anche sul muro dell'ingresso. Appena gli inquirenti entrano in casa trovano una vera e propria macchia rossa sul pavimento. E poi ecco che c'è una striscia di sangue che porta diretta in camera da letto. La vittima è per l'appunto la padrona di casa, Rossana Daniello, una funzionaria di banca di 36 anni. È stata colpita alla gola ed il suo corpo è stato ritrovato dal marito e dalle figlie. Paolo Botteri, il farmacista di Firenze, alla vista del corpo di sua moglie si è letteralmente sentito male, proprio svenuto. La cosa che ha colpito gli inquirenti è che c'è davvero sangue ovunque. Il sangue non è presente solo nella stanza in cui giaceva la vittima, ma è presente in tutta la dannata casa, in ogni singola stanza. Di conseguenza i carabinieri hanno immaginato che ci fosse stata una colluttazione e che qualcuno si fosse ferito, anche chi ha colpito. Gli inquirenti arrivano al primo bagno e vedono che il lavandino è pieno di sangue. A terra ci sono anche degli asciugamani e anche quelli sono pieni zeppi di sangue. Gli inquirenti arrivano al secondo bagno e anche lì ci sono tracce di sangue. Dopodiché c'è un armadio aperto e dentro il lavandino del secondo bagno c'è una busta con all'interno alcuni abiti macchiati di sangue. Quegli abiti non sono né della vittima né dei suoi familiari. Gli inquirenti trovano questa giacca di lana e sono sicuri che chi ha colpito era vestito così. Solo dopo il crimine si è cambiato. A questo punto vengono fotografati e filmati all'incirca 60 reperti. E poi ci sono sempre quelle numerose macchie di sangue che sono ovunque. Sui mobili, sui divani, sui tappeti, sul pavimento, dappertutto. Questo fa pensare che chi ha colpito, dopo aver commesso il crimine, si è messo anche a girare per la casa e a curiosare ovunque, almeno questo si deduce. In salotto, dietro al televisore, vengono notati una grande quantità di pezzi di carta igienica, anche quelli sporchi di sangue. Inizialmente gli inquirenti pensavano ad una rapina, ma con una scena del crimine del genere, abbandonano assolutamente questa ipotesi, anche perché non manca assolutamente nulla in casa, non c'è stato alcun furto. Tuttavia la polizia non comprende perché il colpevole abbia vagabondato in casa dopo aver commesso il crimine, insomma è una situazione alquanto anomala. Pensando poi alla vittima, insomma, Rossana Daniello, era difficile avesse dei nemici. Inoltre gli inquirenti tengono conto anche di un dato molto importante. Sulla porta d'entrata non ci sono segni di effrazione. Questo significa che la padrona di casa ha aperto la porta a chi poi l'ha freddata. Forse quindi la conosceva questa persona? Dopodiché gli inquirenti trovano un pacco di un sindacato di nicchia, ossia il sindacato di proprietari di farmacia, indirizzato a Paolo Botteri, presso la sua abitazione. A questo punto gli inquirenti immaginano che il colpevole si sia fatto aprire con una scusa, fingendosi il postino. In breve tempo la città va nel panico, Firenze ha il terrore di un nuovo mostro, perché quel crimine fa fare a Firenze un gran balzo indietro, facendola tornare al periodo del mostro di Firenze e della paura che aleggiava per le strade della città. Questo è in effetti un crimine anomalo, apparentemente senza alcun movente, e la paura che si è creata ha fatto sì che il giorno dopo la polizia fosse sommersa da segnalazioni. La polizia riceve chiamate da chiromanti, vicini di casa, investigatori privati o ancora criminologi. Di conseguenza la polizia si è ritrovata davanti una miriade di piste, da cui era anche difficile districarsi inizialmente. Gli indizi però sono tanti, il colpevole ha lasciato tanti indizi sulla scena del crimine, ma del responsabile della tragedia non c'è traccia. A 5 giorni dal crimine ecco che arriva un colpo di scena. Un testimone racconta di aver visto un uomo davanti a casa Botteri
All'incirca verso le 9 del mattino. Camminava con passo veloce, era alquanto inquietante ed era alto circa 1,80 m. In effetti pare proprio che chi abbia commesso quel crimine sia un uomo, proprio per l'efferatezza del gesto. Per di più, tra gli oggetti rilevati nella scena del crimine c'è anche un orologio da uomo che non appartiene alla famiglia Botteri. La polizia a questo punto va nella dimora della famiglia Botteri e cerca delle impronte digitali, ma non c'è alcun esito positivo, probabilmente chi aveva colpito aveva addosso dei guanti. Passa qualche giorno e mano a mano la polizia inizia a interrogare ovviamente i vicini di casa e dalle loro testimonianze c'è qualcosa che non va con le ipotesi che avevano formulato gli inquirenti. Tutti sostengono di aver sentito la voce di una donna che chiedeva aiuto. Poi si aggiunge qualcuno che sostiene di aver sentito non una voce, ma due. Prima la voce di una donna che chiedeva aiuto e poi la voce di un'altra donna, più bassa, che con tono di derisione ripeteva aiuto, 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 come per prendere in giro la vittima. Di conseguenza, le donne presenti a casa Botteri erano due. Possibile che abbia colpito una donna? Ebbene sì, la conferma arriva dalle analisi del sangue ritrovate sulla scena del crimine. Il risultato non appartiene solo alla donna venuta a mancare. Quindi il colpevole si è ferito e il suo sangue si è mischiato con il sangue della vittima. Così gli inquirenti riescono a separare i due DNA. Il risultato conferma le ipotesi investigative. La colpevole è una donna che ha colpito con una feroce inaudita Rossana Daniello. L'ha colpita al collo così tante volte che... Insomma, YouTube si emoziona altrimenti. Però non si riesce proprio a risalire all'identità della donna che ha fatto del male a Rossana. Il DNA della colpevole non è nella banca dati della polizia, di conseguenza non è pregiudicata. A questo punto si cercano le tracce del colpevole vicino a casa Botteri. Vengono rimossi tutti i cassonetti per cercare l'arma, ossia un coltello, ma non si trova. Però ad un certo punto la polizia pensa che qualche indizio utile potrebbe emergere dalle telecamere del quartiere. E in effetti da una telecamera di sorveglianza della scuola dei Marescialli, a pochi metri di distanza, ecco che si vede un'immagine, l'immagine di una donna. Sono le 9 del mattino e quella donna percorre via della scala con un pacco in mano. E in effetti, i vestiti che indossa sono simili a quelli ritrovati in casa della vittima. Ad un certo punto le indagini sulla dipartita di Rossana arrivano un po' ad un punto morto. Insomma, gli agenti non sanno proprio come rintracciare la colpevole. Poi però Paolo Botteri, il marito della vittima, inizia a parlare agli inquirenti di alcune strane chiamate che ha ricevuto negli ultimi mesi, prima della tragedia. Questa in effetti è la svolta investigativa che smaschera del tutto Daniela Cecchin, in quanto dall'analisi dei tabulati telefonici di casa Botteri, gli agenti isolano alcune chiamate ricevute per l'appunto nei mesi precedenti alla tragedia. Gli inquirenti notano 4 telefonate all'inizio di ottobre, effettuate tra le 1:30 e le 6 del mattino. Provengono da cabine telefoniche che si trovano in Viale dei Mille, e l'ultima telefonata è avvenuta 2 settimane prima del crimine. Dalla stessa scheda telefonica che ha effettuato le chiamate a casa Botteri viene isolata una lunga chiamata fatta quell'estate da Vicenza ad un numero di Firenze. E quel numero l'ha fatta Daniela Cecchin chiamando sua madre. Viene anche identificata la cabina telefonica da cui è solita chiamare Daniela, in Viale dei Mille, e viene messa sotto osservazione. Ed è così che arriviamo al 14 novembre del 2003. Sono le 6 del mattino e una donna sta telefonando proprio dalla cabina telefonica messa sotto osservazione. Gli agenti quindi si precipitano immediatamente lì davanti alla cabina telefonica e notano che questa donna ha un paio di guanti, quindi la invitano a toglierseli. E sulla mano sinistra della donna è impossibile non notare delle ferite profonde di arma da taglio. Gli agenti, già insospettiti di questa cosa, chiedono alla donna di vedere la borsa e dentro la borsa trovano solo un coltello e 2 schede telefoniche. Non c'è un portafoglio, non c'è un rossetto, niente, solo un coltello e 2 schede telefoniche. Inizialmente Daniela Cecchin rimane un po' sulle sue, sulle difensive. Nega di essere la colpevole, fino a quando gli inquirenti non le dicono che hanno intenzione di fare una perquisizione a casa dei suoi familiari, quindi a casa di sua madre e di sua sorella. A quel punto Daniela Cecchin cambia totalmente atteggiamento. Daniela quindi decide di confessare, ammette le sue responsabilità e dice letteralmente «Sì, sono stata io». La cosa più inquietante per gli inquirenti è stato quando le hanno chiesto il motivo per cui avesse fatto quell'insano gesto. Ebbene, Daniela risponde, è stato il diavolo. Daniela Cecchina ha 47 anni e dopo aver detto quell'assurdità, vuota il sacco. Dice esattamente queste parole. Sono stata io. L'ho fatto per invidia. L'ho fatta fuori perché io sono triste. Quando mi ha aperto la porta mi è preso un furore. È come se mi si fosse tutto concentrato dentro, in quel momento, quando l'ho vista. Non mi ricordo dove l'ho colpita. Lei ha gridato aiuto, l'ha detto un paio di volte, se non erro. Poi l'ho trascinata nella camera da letto.
perdevo tanto sangue. Ad un certo punto ho sentito una donna che parlava, ma non ho afferrato bene cosa, perché ero agitatissima. Avevo capito che si erano allarmati. Sono rimasta in quella casa penso un paio d'ore perché continuavo a perdere sangue e mi sono lavata tantissime volte le mani nei bagni, nel lavabo. Appena ne è uscito un po' meno mi sono messa un po' di carta igienica attorno alle mani, le ho messe in tasca per uscire dalla casa e nessuno ha fatto domande. È così che il 14 novembre del 2003 Daniela Cecchin viene arrestata e rinchiusa nel carcere di Sollicciano, a Firenze. Il giorno dopo, gli inquirenti decidono di fare una perquisizione a casa sua, più precisamente in via Dogali. Daniela vive in una casa modesta ed è una zona tranquilla. E quell'appartamento in effetti rappresenta tutti gli aspetti inquietanti e contraddittori della sua personalità. Daniela ha una cura per la pulizia della casa quasi maniacale. Arriva addirittura a lucidare delle monetine che poi ripone in un podovatta. Ogni domenica Daniela Cecchin registra le messe sacre trasmesse in televisione. Accanto alle funzioni sacre, nella sua videoteca si possono notare film horror come ad esempio Psycho di Hitchcock. Questa situazione non è un problema per tutte le altre persone. Ci sono persone religiose che però apprezzano anche i film horror. Non è quello il punto. Il punto è che Psycho ricorda parecchio il modus operandi che ha utilizzato Daniela Cecchin per colpire Rossana. D'altro canto, Norman Bates in Psycho colpisce con un coltello. Daniela alterna la lettura delle sacre scritture con dei fumetti per bambini. E poi ecco che arriva un'altra prova. Un romanzo intitolato La miglior vendetta. Quel libro è di una famosa scrittrice di gialli inglesi chiamata Elizabeth George, che alla fine aveva ispirato il modus operandi del suo insano gesto, insieme anche a Psycho di Hitchcock, insomma. Probabilmente Daniela la spinta finale l'ha trovata proprio in quel romanzo, in quanto quella è la storia di una bella donna che viene freddata con un coltello. E poi, ancora a casa di Daniela, vengono trovati abiti sporchi di sangue appartenuti a Rossana. Nella lavatrice di Daniela non vengono trovati vestiti, bensì un coltello. Un coltello che lei continua a lavare e rilavare sempre in lavatrice. A Daniela, come già vi ho detto, quando gli viene chiesto il motivo del suo insano gesto, risponde: è stato il diavolo. È una risposta che effettivamente metterebbe i brividi a chiunque. Ma pensandoci razionalmente, a mio parere Daniela ha detto quella frase anche in virtù della sua forte fede. È una donna fortemente religiosa e alla fine il diavolo non è nient'altro che il principio del male. Daniela però alla fine ammette questo: ho commesso quel crimine tremendo perché l'aggravarsi della mia depressione mi ha portato ad una sorta di avversione per il genere umano. Arriva quindi il 23 dicembre del 2004 e si apre il processo contro Daniela Cecchin. Il processo si apre con rito abbreviato e si trasforma ben presto in una vera e propria gara di perizie. Bisogna capire se Daniela ha agito a sangue freddo o a seguito di un raptus incontrollabile. Per l'accusa, quella di Daniela Cecchin è un'azione studiata nei minimi dettagli. La premeditazione della Cecchin, secondo l'accusa, è provata in maniera indiscussa da una serie di elementi. Prima di tutto Daniela ha acquistato 20 giorni prima del crimine un coltello a serramanico. Poi ha creato il suo finto pacco per farsi passare da postina, scaricando da internet il logo dell'associazione farmacisti. Era consapevole di colpire con sicurezza perché aveva spiato il dottor Paolo Botteri per giorni. Di conseguenza Daniela era ben consapevole che sabato Paolo Botteri sarebbe uscito da casa di mattina presto per accompagnare i suoi figli a scuola e aprire la sua farmacia, mentre invece sua moglie, lavorando in banca, il sabato era a casa. Daniela Cecchini aveva premeditato il fatto in modo preciso e razionale. La questione centrale del processo però è sempre la capacità di intendere e di volere. Ma Daniela teoricamente ha la capacità sia di intendere che di volere, perché è in grado di progettare, di pianificare, di prevedere le conseguenze, di emettere certi comportamenti e di evitarne altri, dimostrando un chiaro controllo sulla situazione. Daniela è anche riuscita a ingannare i suoi genitori, in quanto hanno ammesso di averla vista una settimana prima della tragedia e hanno detto che Daniela sembrava tranquilla, non sembrava fosse successo nulla di grave. Quindi, malgrado Daniela Cecchin soffra di un forte disturbo della personalità, secondo l'accusa è in grado di intendere e di volere e merita 30 anni di reclusione. Però ci sono degli elementi che fanno pensare che non si sia propriamente trattata di un'azione organizzata. In quanto, se Daniela Cecchin fosse stata così tanto lucida, perché avrebbe lasciato il finto pacco all'interno della casa della vittima senza portarselo via? Perché ha lasciato nella casa della vittima dei suoi indumenti sporchi di sangue? Quindi a me questa non sembra proprio un'azione organizzata punto per punto. Tutt'altro. Ci sono in effetti degli elementi che contrastano fortemente con la versione dell'accusa. E alla fine la Corte di Cassazione dà ragione alla prima perizia fatta a Daniela Cecchin. La donna, a causa di un disturbo paranoide,
è considerata semi-inferma di mente. La condanna è a 20 anni di reclusione. Quindi si ritiene che l'azione di Daniela sia stata condizionata dalla sua malattia. Il suo gesto quindi non è un'espressione del suo essere criminale, ma del disturbo della sua personalità. Alla fine però la corte d'assise d'appello le ha ridotto la pena e per di più era già avvantaggiata dal rito abbreviato. Quindi alla fine sconta 10 anni e 9 mesi in carcere, per poi passare 3 anni in una casa di cura. Nel 2017 Daniela Cecchini viene ancora considerata una persona affetta da disturbo pervasivo e difficilmente emendabile che la conduce a compiere atti in maniera persecutoria. Anche se la pericolosità della donna deve ritenersi diminuita. Ragazzi, come al solito vi porgo un po' la stessa domanda. Concordate con la condanna? Non sono riuscita a trovare delle fonti su Daniela Cecchini libera, ma già nel 2017 si parlava di provare a fare un ricovero di circa 6 mesi per vedere come sarebbe andata la situazione. Ecco, io non credo sia giusto di mettere da una clinica psichiatrica una persona con un tale problema. Anche perché non è così di poco conto avere degli atteggiamenti così persecutori verso il prossimo. E onestamente molti considerano la donna pericolosa perché comunque è stata in grado parzialmente di agire, di intendere e di volere. E direi che, insomma, questo video lo ha dimostrato alla grande. Non so immaginare cosa significhi vivere con di problemi psichiatrici di tale portata. Mi limito semplicemente a pensare che se Daniela Cecchini ha ancora questa tendenza a perseguitare il prossimo, a mio parere dovrebbe rimanere in una struttura adeguata. Detto questo, ragazzi, ho finito di sproloquiare in questo video. Se vi va, fatemi sapere, come al solito, le vostre idee su questo caso. Conoscevate Daniela Cecchini? Concordate con la condanna? Che cosa ne pensate? Fatemi sapere tutto quello che volete qua sotto nei commenti, se vi va. Detto questo, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazzi e ciao ragazze.